Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi, in occasione della festa della mamma, ho deciso di preparare insieme a voi un dolce meraviglioso, il bianco mangiare. E adesso, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. Iniziamo col mettere in un pentolino il latte e delle bucce di limone che metteremo all'interno del latte per aromatizzare. Portiamo sul fuoco e lasciamo scaldare il latte. Nel frattempo mettiamo in una pentola o un tegame l'amido di mais, lo zucchero, un pizzico di cannella e un mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia. Iniziamo a mescolare le polveri. Il latte si è riscaldato e inizio a mettere un po' di latte e comincio a far sciogliere appunto le polveri, quindi lo zucchero e l'amido di mais. Ed ora inserisco tutto il latte con tutte le bucce di limone, ok? Continuiamo la cottura sul fuoco e portiamo a ebollizione. Dopo qualche minuto, come vedete, la crema comincia a prendere corpo e si sta addensando. Lasciamola qualche altro secondo, facciamo andare in ebollizione anche la crema. Come vedete, stanno cominciando le prime bolle. Continuiamo ancora per qualche secondo. La crema è pronta. Spengo la fiamma, elimino le bucce di limone e verso tutto in uno stampo in silicone. Questo è da 20-22 cm. Ed ora non ci resta che farlo raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché lo metteremo almeno un paio d'ore in frigorifero prima di decorarlo. A più tardi. Il dolce si è raffreddato e quindi si è compattato. Adesso vado a sformarlo e poi a decorarlo. Amici carissimi, il nostro bianco mangiare è pronto per essere gustato. Oggi, per l'occasione della festa della mamma, ho pensato di preparare un dolce veramente buono. E si tratta di una monoporzione di pan di Spagna con un cuore morbido alle fragole. Ho denominato questo dolce amore della mamma, perché non c'è cuore morbido più morbido di quello di una mamma. Nella planetaria vado a inserire uova, zucchero e vaniglia e comincio a montare fino a che il composto non triplichi di volume e diventi bello sfumoso. Naturalmente, se non avete la planetaria, potete benissimo usare un frustino elettrico. Il pasto è pronto e adesso andiamo a inserire all'interno i 90 g di farina. Con un movimento dal basso verso l'alto, attenzione a non farlo smontare. Naturalmente farina setacciata. Questo movimento serve a far incorporare aria e quindi a rimanere soffice il composto. Per realizzare questo dolce sto utilizzando uno stampo in silicone a mezza sfera, come vedete, e adesso vado a versare il composto negli appositi stampini. E adesso andiamo a infornare i nostri dolciati. I pan di Spagna sono usciti dal forno, li ho infornati a 165 gradi per 12 minuti, forno ventilato. Ed ora li lasciamo riposare e raffreddare soprattutto. Intanto ho preparato per la farcia 250 g di fragole tagliate a dadini, a pezzettini, 60 g di zucchero che andrò a mettere all'interno e una grattugiata ma poca di limone nelle fragole. Ed ecco qua. Mettiamo sul fuoco e facciamo cuocere a fuoco moderato per circa 5-6 minuti.
Intanto ho preparato anche la bagna con 150 g di acqua, 70 g di zucchero e, come vedete, con mezza stecca di cannella. E adesso questa la facciamo raffreddare che poi ci servirà dopo. Quando raggiunge questa densità, possiamo anche spegnere e far raffreddare il tutto. Sono passati all'incirca 5-6 minuti. Ed ora abbiamo tutti gli ingredienti per assemblare i nostri sofficissimi amore della mamma. Andiamo a capovolgere il dolce e andiamo a tagliare il disco sottostante, in questo modo. Con attenzione, mi raccomando, così vedete. Piano piano, dolcemente. Ed ecco qua. Questo lo mettiamo da parte e andiamo a svuotare la parte interna del pan di Spagna. Quindi a creare un incavo. E all'interno mettiamo la cremina di fragole. Una volta riempito, bagno leggermente, ma proprio leggermente, il disco con la bagna che avevamo già preparato in precedenza. Qualche goccia, così. Poi poso e chiudo il dolcetto. E una volta chiuso, lo ribalto e lo lascio in questo modo. Per la copertura dei nostri dolcetti ho sciolto a bagnomaria 250 g di cioccolato fondente. Aggiungerò dell'olio di semi per avere una consistenza più fluida. Quindi vado un po' alla volta fino ad ottenere quella giusta. Come vedete, la densità l'ho raggiunta con 15 ml di olio. Vado a bagnare la superficie con la bagna. Sempre poca, state attenti, cerchiamo di non farli bagnare troppo, sennò altrimenti si possono rompere. Ed ora copriamo i dolcetti con il cioccolato fuso. Amici, i nostri amori della mamma sono pronti per essere gustati. A richiesta del nostro carissimo amico Michele, che segue ovviamente come tutti voi il mio canale, preparerò una torta per la festa della mamma, una bellissima chiffon cake. Questa chiffon cake che preparerò sarà farcita e sarà farcita con una crema a base di mascarpone e panna con delle bellissime fragole. Iniziamo la preparazione. Nella planetaria andrò a inserire i tuorli, i rossi d'uovo e lo zucchero, lasciandone qualche cucchiaio per poi mi servirà dopo per montare gli albumi. E comincerò a montare, dopodiché aggiungerò l'olio, l'acqua, piano piano, il sale, la vaniglia e la grattugiata di limone. Io uso la planetaria, ma voi se non avete la planetaria potete tranquillamente usare un frullino elettrico. I liquidi si sono amalgamati tutti e adesso vado a inserire la farina con all'interno il lievito e il polvere. Quindi metto dentro, vado a mischiare, mischiare, mescolare. E inserisco all'interno.
Adesso vado a montare gli albumi a neve, aggiungendo il restante zucchero che ho messo da parte e il cremore tartaro che serve come stabilizzante. Gli albumi sono stati montati benissimo a neve, bella ferma, e il composto è montato anch'esso bene ed ora vado a inserire gli albumi all'interno con un movimento dal basso verso l'alto, delicatamente, senza smontarli. Per la chiffon cake abbiamo bisogno di uno stampo apposito, non possiamo usare altri tipi di stampi. Però se per caso voi non ne aveste proprio, insomma non ce l'avete proprio e volete realizzarla, magari sarà leggermente un po' più bassa, potete usare tranquillamente lo stampo per ciambella. Ma in quel caso lo stampo a ciambella dovrà essere imburrato e infarinato, mentre questo tipo di stampo non va né imburrato né oleato né infarinato. E quindi adesso vado a sistemare dentro l'impasto. Sistemato il composto all'interno, vado ad infornare la nostra chiffon cake che è appena uscita dal forno. E l'ho infornata a 160 gradi per 50 minuti, forno ventilato. Ed ora andiamo a metterla capovolta su una teglia e la facciamo raffreddare. La lasceremo in questa posizione fino a che non si è raffreddata del tutto. A dopo. Intanto che la nostra chiffon cake si raffreddi, prepariamo la farcia. Per preparare la crema vado a mettere nella planetaria, ma voi potete benissimo usare il frustino elettrico, il mascarpone e il formaggio spalmabile e comincio a montare. E dopo un po' aggiungerò lo zucchero a velo e poi ancora dopo affilo la panna. E la nostra crema al mascarpone è pronta. La chiffon si è raffreddata e in effetti si è staccata da sola dallo stampo. E adesso andiamo a sformare. Vedete come risulta? Adesso abbiamo questo disco che è l'interno che dobbiamo con cautela, con un coltello, andarlo a rifilare e tirarlo fuori. Ora andiamo a tagliare e farcire la tortina. La crema l'ho inserita in un sac à poche per comodità e quindi vado a farcire. La chiffon cake è un dolce che non è obbligatorio farcirla, anzi è un dolce che mangiato naturale, senza farcitura, è buonissimo. Io per l'occasione della festa della mamma ho voluto farcirla. Vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale per chi non si fosse ancora iscritto e che dire, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca e buona festa della mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo.